Il miracolo di Piazza Duomo. Piazza del Duomo accoglie ancora i passi di un tempo che si rinnova. Prima degli occhi l'anima sale, in quella casa di bianco marmo ognuno lascia corse e affanno, e dentro al cuore della città nasce un miracolo di serenità. Siete stati bene con Emilia nel Duomo? Sì, a Piazza Duomo? Vi è piaciuto? E poi, questo è un segreto che vi voglio raccontare, sulla torre dell'orologio. Allora, abbiamo preso una strada breve e ombrosa per arrivare a Piazza Duomo, molti di voi sono arrivati anche con la macchina. E poi c'è una stradina laterale, gradinata, quella che ci ha portato alla torre. La torre ha una base quadrata, è alta, stabile, sicura di sé. Per terminare con uno zucchotto nel quale il tempo fa sentire la voce. La cosa più bella che ha la torre dell'orologio è il suo occhio del tempo. È distinguibile da lontano, che si moltiplica nelle sue quattro parti. Ben visibile di giorno, lo è ancora più di sera, quando illuminato e vigile contempla le vie e i palazzi, la chiesa e la cappella. Stupisce la sua bellezza, ma ancora più stupefacente è un prodigio che avviene lì su, e nessuno sa ancora, Emilia, manco tu sai però, questo prodigio che avviene. Ma tu mi hai messo con questa cosa in mano, io mo ho senta te o faccio solo questa cosa. Guarda che è piccola per questo prodigio, è piccolissima, è una magia. Se si guarda bene, è una scatola magica, una dimora fatata, dove le snelle e agili lancette danzano con i minuti e le ore. L'atmosfera è particolare, fatta di attesa e di ricordo, di futuro oltre che di passato. Quando nasce un bambino o una bambina, milioni e milioni di ore, di lancette, di minuti, di secondi sonori e colorati, scendono per i gradini, per quella via, e vanno incontro al nuovo arrivato, per posarsi invisibili nelle loro mani. Ecco perché i bambini appena nati hanno le dita strette strette, custodiscono il loro avvenire. Bene prezioso che una volta danzava nella scatola magica della torre dell'orologio e ora è nelle loro mani, aspettando che essi, che voi, ne facciate buon uso. Il segreto della torre dell'orologio.